cordiale saluto a tutti della Campagna Veneta. Siamo ad Eraclea, in provincia di Venezia, dove si sta seminando il mais. Una semina particolare. Ce la spiega Odino Binna, che è un perito agrario. Qui stiamo facendo una semina con micro diserbo localizzato che ci consente di ridurre drasticamente l'impiego di erbicida. Togliamo addirittura il 90% del prodotto. Addirittura il 90%? Sì, sì. Contro i 4 più 2, 6 kg che normalmente, litri, che normalmente si impiegano in convenzionale, qui siamo arrivati a usarne 400 grammi per ettaro. Il sommario di questa puntata. Andremo a Eraclea, alle spalle della spiaggia della Laguna Veneta, per parlarvi di come si possa coltivare il mais riducendo in maniera drastica l'impiego della chimica, un'esperienza di mini diserbo. Il mais è la cultura principale del Veneto. Produzione: nel 2014 ci si è avvicinati ai 3 milioni di tonnellate di granella. In campagna gli scarti di frutta e verdura diventano tuttora cibo per gli animali da cortile. A Piombino Dese, in provincia di Padova, un esempio di comportamenti positivi. È finita la stagione dei bruscandoli, i germogli del luppolo selvatico, una chicca primaverile nella cucina veneta, una pianta che dà soddisfazione ai raccoglitori. Carote, l'ortaggio del benessere, un elisir di salute, sono pregiate quelle coltivate negli orti di Chioggia e del Polesine. DOP e IGP, marchi europei di tutela dell'origine dei prodotti, se ne parla tanto, ma in pratica sono pochissimo valorizzati anche nel Veneto, un calo di attenzione nella grande distribuzione. Le api si rifugiano nel verde delle città, nei parchi e nei giardini, dove trovano un ambiente meno ostile che in tanta campagna, troppo spesso inquinata da veleni, diserbanti e antiparassitari. Via libera, provvisoria e con precisi paletti, ha un antiparassitario per fermare la drosophila suzuki, il terribile moscerino dei piccoli frutti, delle ciliegie e dell'uva. Odino Binna, spieghiamo meglio questa semina particolare. Allora, qui vediamo una semina con mais a interfila 75 cm, dei quali noi andremo a diserbare con questo sistema soltanto 7-8 cm, quindi solo il 10% del prodotto, da qui l'abbattimento del 90%. Per quel che riguarda la parte non diserbata, che è la maggioranza, il controllo dell'infestante avverrà tramite mezzo meccanico, cioè tra circa un mese o poco più passeremo con la cerchiatrice per togliere l'erba nella superficie non diserbata. L'aggiunta di questo sistema ci deriva dall'agricoltura di precisione, la quale ci consente di tracciare esattamente, memorizzare esattamente dove è passata questa macchina. Con questo sistema noi possiamo ripassare esattamente dove siamo passati oggi per poter arrivare a togliere l'erba a ridosso della fila, a un margine di errore intorno a 1-2 cm. Adesso una breve scheda sulla coltivazione del mais nel Veneto. Il mais è la coltura dominante nel Veneto. La produzione di granella nello scorso anno si è avvicinata ai 3 milioni di tonnellate, più 35% rispetto al 2013, pur essendo calati gli ettari coltivati, che sono scesi a 234.000. Dunque ha soddisfatto la resa, ma hanno deluso i prezzi, che hanno toccato i minimi da fame per gli agricoltori. Aziende in seria difficoltà, tanto che si prevede un ulteriore calo di ettari a mais se non saliranno le quotazioni. Ne parliamo con Marco Aurelio Pasti, presidente dell'AMI, Associazione Mais Coltori Italiani, e la sua azienda ad Eraclea, in provincia di Venezia. Ma il futuro è abbastanza cupo ad oggi, perché la politica non è interessata a difendere le produzioni primarie, cioè le derrate agricole, cereali, soia, eccetera, non attraggono il politico nella loro difesa. Si punta più al prodotto tipico di nicchia, al vino, prodotti più spendibili come immagine. Sulle produzioni di base, produzione primaria, ormai non c'è più nessuno che si spenda, e questo è preoccupante. Preoccupante non solo per noi agricoltori, ma anche per il paese, perché quando deleghiamo all'estero la produzione della base del cibo delle nostre produzioni, significa che dipendiamo sempre più dall'estero. Abbiamo visto quanto rapidamente il quadro internazionale può mutare, quindi non saremo mai autosufficienti, non è che possiamo pensare come nell'epoca del fascio all'autosufficienza alimentare.
però anche disinteressarsi totalmente di una certa autosufficienza, di una certa percentuale di autosufficienza, per conto mio è una scelta politica poco lungimirante. Quindi tanto folklore e poca sostanza in questa valutazione dell'agricoltura. Ma il folklore, se vogliamo, può anche esserci, può esserci anche la difesa del tipico, può esserci della nicchia, però non si può abbandonare quella che è la produzione di base di cibo, e quello che stiamo facendo, soprattutto in Italia, un po' in Europa, ma soprattutto in Italia. In sostanza, Odino Bin, meno veleno sulla terra. Sì, molto di meno, ed è un po' quello che stiamo facendo con il Consorzio Difesa di Treviso del Veneto, dove andiamo a ridurre l'impatto ambientale. Non siamo in grado oggi di togliere la chimica, però abbiamo dei grossi margini di abbattimento. Questo è un esempio, altri esempi li abbiamo nella viticoltura, dove andiamo a ridurre l'impiego degli antiparassitari nei trattamenti alla vite, e stiamo lavorando anche sulla eliminazione o quasi dei prodotti erbicidi sotto la vite. Quindi il satellite, quindi la macchina, quindi l'uomo, tutti insieme per migliorare l'ambiente. Quella che io chiamo la tecnologia buona. Qui si può parlare di agricoltura sostenibile? Beh, direi proprio di sì, perché tagli a questo livello qua, a meno che non saltiamo nell'agricoltura biologica, cosa decisamente più complicata e che comunque non è estensibile, diciamo, a grandi superfici, tagli di questo tipo direi non sono possibili con altri sistemi. Le notizie adesso dedicate all'agricoltura veneta. I prodotti DOP e IGP perdono peso nella grande distribuzione. Nel 2014 i consumi interni, secondo l'annuale rapporto della Fondazione Qualivita, si sono ridotti del 3,8%. Un dato negativo che colpisce il settore, compensato solo in parte dalle buone performance dell'export, più 5%. In Italia i prodotti alimentari certificati sono 269 e vantano un giro d'affari alla produzione di 6,6 miliardi che diventano 8,9 al consumo e un fatturato all'estero di 2,4 miliardi. Tra i prodotti veneti certificati emergono in particolare il grana padano, i radicchi e gli asparagi. Sono in atto iniziative per rilanciare marchi, quindi qualità, anche con il supporto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Siamo a Treviso, un piccolo alveare nel cuore di un popolare quartiere della città. Una cosa per ora non consueta, ma sembra che siano destinati ad aumentare gli alveari in città, in particolare nei parchi. Da Parigi a Londra, da Sydney a New York, le arnie hanno fatto la loro comparsa sui tetti dei grattacieli e in giardini, e ora approdano anche in aree verdi di Milano con l'iniziativa Green Island Alveari Urbani. È significativo che questo accada mentre per le api l'area di campagna si fa sempre più problematica. Sono loro nemici pesticidi, fertilizzanti chimici e mutamenti degli habitat naturali. In occasione dell'Expo saranno collocati alveari in 7 aree verdi. Il Ministero della Salute ha autorizzato l'estensione d'impiego del dimetoato per la lotta alla Drosophila suzuki, il terribile moscerino dei piccoli frutti, delle ciliegie e dell'uva, e per il controllo di alcuni fitofagi. Il provvedimento è limitato a 120 giorni, scadrà il 27 giugno 2015. Il dimetoato è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti, dotato di un'elevata azione citotropica, per cui penetra nei tessuti vegetali, agendo sulle forme di insetti più nascosti. La Drosophila suzuki, presente nel Veneto dal 2012, sta diventando un'emergenza fitosanitaria, in particolare per la frutta bacca rossa come il ciliegio, il pesco, l'albicocco, il mirtillo, il lampone, i ribes e la fragola. La presenza dell'insetto comincia ad essere riscontrata anche sulla vite. Si stima che l'assenza di sostanze attive autorizzate comporti la perdita dal 25% al 30% del raccolto di ciliegie. Cambio di presidenza nel Consorzio di Difesa delle Attività e Produzioni Agricole di Padova. Nuovo presidente è Ettore Menozzi Piacentini, 55 anni, imprenditore agricolo di Selvazzano, titolare di una storica azienda specializzata in semi nativi e presidente del comprensorio Padova Ovest della Coldiretti. Subentra a Diego Salmaso, che ha guidato il Condifesa per un lungo periodo. Il consorzio si occupa dell'assicurazione dei prodotti agricoli in tutte le sue fasi, dalla contrattazione con le società di assicurazione alla stipula delle polizze, dalle perizie al risarcimento finale.
Grande esibizione di star della cucina tra il 22 e il 29 aprile sul Lago di Garda. 7 chef stellati si esibiranno insieme ad altri 15 top cuochi del Garda durante la Fish and Chef 2015, manifestazione enogastronomica dedicata al pesce di lago. La kermesse toccherà località rinomate di 3 province di 3 regioni, Riva del Garda nel Trentino, Gardone Riviera e Manerba in provincia di Brescia, e ancora Malcesine, Garda, Bardolino e Costermano, comuni veronesi. Una manifestazione per valorizzare, oltre al pesce del Garda, le specialità tipiche del territorio. L'olio extravergine di oliva DOP del Garda, la carne garronese veneta, i vini del Custoza e i formaggi del caseificio di San Zeno di Montagna. Sono sostanzialmente sani i cibi prodotti in Italia. In essi i residui chimici risultano ben 10 volte inferiori a quelli che si riscontrano in prodotti provenienti da paesi extracomunitari. Il dato viene dedotto dalla recente relazione dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare. Soltanto lo 0,6% dei prodotti made in Italy ha residui chimici oltre il limite, mentre la percentuale risulta dell'1,4% per i prodotti di origine comunitaria e del 5,7% per quelli extracomunitari. Gran merito di tutto questo va alla professionalità e alla sensibilità ambientale degli agricoltori, come si constata nelle campagne venete. Quanto è presente il satellite Furlan nella lavorazione della Terra? Allora, possiamo dire che negli ultimi anni si è diffuso in maniera esponenziale. Se si parla di 20 anni fa, dove appunto se ne parlava solo nelle cattedre universitarie, adesso è proprio applicato nelle aziende agricole, nei cototarsisti. Il satellite sta guidando per la semina, no? Sta guidando con una precisione centimetrica, quindi 2 centimetri, e con una ripetibilità assoluta. Samuele, il volante è libero? Sì, perché questa macchina praticamente è stata attrezzata con un sistema di guida satellitare e in pratica noi impostiamo un punto A e un punto B, il sistema ci traccia delle linee infinite parallele e una volta che noi arriviamo a fine campo facciamo la manovra di... cioè facciamo la svolta di fine campo. Prendi in mano il volante. Esatto, e poi una volta che siamo messi diciamo in linea gli diamo l'automatico e la macchina guida da sola e mantiene la linea fino dall'altra parte del campo praticamente. Insomma, si passeggia per il campo qui per lavorare sul campo? Sì, diciamo che aiuta molto l'operatore perché si stanca meno a fine serata, si sente meno la fatica anche perché le ore che si fanno sono sempre abbastanza insomma. I vantaggi di questo tipo di semina? I vantaggi di questo tipo di semina sono praticamente questo sistema si chiama RTK, in pratica ha una precisione al centimetro. Noi possiamo fare, facciamo la semina adesso, possiamo venire a fare un'altra operazione, non so, fra un mese, richiamiamo la memoria di questo campo e ripassiamo esattamente sullo stesso posto, praticamente quando andiamo a fare le concimazioni, i diserbi, le sarchiature, ripassiamo esattamente sulle stesse careggiate dove siamo passati adesso. E il trattore intanto va da solo. Esatto, il trattore va sempre da solo. Ecco, complesso guidare una macchina del genere? Ma diciamo che più che sia è impostare tutto quanto, poi una volta così può guidarla chiunque, diciamo, una volta che è in automatico, poi però nella manovra di fine, cioè, ci sono delle accortezze, insomma ci vuole un po'. Comporta difficoltà particolari guidare un trattore così? Ma diciamo la guida in se stessa ci vuole un po' di pratica, poi per questo lavoro invece ci vuole un po' di esperienza perché bisogna vedere la profondità del seme, la distanza, cioè ci sono delle variabili che non sono uguali per tutti i campi dove andiamo. E quanti anni ha? Io ne ho 32. Da quanto tempo fa questo lavoro? Sono da quando ho finito la scuola, circa 12-13 anni ormai. È un diplomato? Sì, sono un agrotecnico, ho studiato agraria, un istituto agrario. E lo fa volentieri questo lavoro? Ma lo faccio volentieri sì, perché mi piace e ho seguito l'attività di mio padre e mi piace e dunque lo faccio volentieri insomma. Sì, lavorare la terra è bello? Ma secondo me sì. Adesso pubblicità, subito dopo un servizio molto curioso, vi mostreremo come
tante cose si possono riciclare anziché buttare via, per esempio i resti della verdura.